comincio a studiare seriamente la Bibbia. Voglio diventare come mio padre, un grande predicatore. Nel frattempo, continuo sempre a disegnare. E un giorno mi piacerebbe poter vivere vendendo i miei quadri. L'arte è la mia vera passione. Voglio essere utile alle persone. Mi trasferisco quindi a Cuam, una piccolissima città del Belgio, e vivo insieme alle famiglie dei minatori. Quando apro le finestre, non vedo più la campagna e i fiori della mia terra, ma solo il nero della polvere di carbone che copre persino le facce delle persone e sporca i capelli dei bambini. In questo periodo scrivo sempre a Teo, che mi convince a iscrivermi a una scuola d'arte. Dopo 2 anni di permanenza a QM, mi iscrivo all'Accademia di Belle Arti di Bruxelles e dipingo la vita dei contadini. La mia intenzione è di dipingere nei quadri la realtà intorno a me. Dal 1883 al 1885 torno a vivere dai miei genitori in Olanda, a Neunen, un paesino in campagna. Da questo momento in poi voglio dedicarmi solo alla pittura. Realizzo quindi molti dipinti con scene campestri e ritratti di contadini. Per farlo utilizzo colori cupi, marrone, grigio, verde scuro e nero. Questi colori rappresentano bene, secondo me, la vita umile di chi lavora nei campi. Le lettere di Vincent a Teo. Per tutto il corso della sua vita, Vincent scrisse oltre 800 lettere, ben 668 al solo fratello Teo. Di queste, 466 sono scritte in olandese, 200 in inglese e 2 in francese. Attraverso la loro lettura è possibile capire la personalità di Van Gogh, i suoi desideri, i suoi spostamenti, i suoi incontri e il suo percorso di vita. Teo fu il primo a capire il talento artistico del fratello e lo incoraggiò sempre a proseguire questa strada, anche se i suoi quadri non ottennero mai grossi riconoscimenti di pubblico. In molte lettere sono presenti schizzi o disegni realizzati da Vincent. Il tema principale delle loro comunicazioni era quasi sempre l'arte. Emergono però anche i difficili rapporti col padre, le incomprensioni incontrate negli ambienti di lavoro, il fallimento per non essere diventato ancora qualcuno e la preoccupazione per il suo stato di salute.